Nico, secondo te stasera un passo avanti per il Padova, al di là del risultato che ovviamente non vi soddisfa? Ma sicuramente un passo sempre avanti, perché mai tornare indietro. L'amarezza c'è perché volevamo passare il turno e eravamo venuti qua per questo, abbiamo preparato tutta la settimana bene per affrontare questa gara al migliore dei modi. L'amarezza c'è soprattutto perché gli abbiamo regalato, da mio avviso, 20 minuti dove eravamo bassi, dove non riuscivamo a fare le scalate giuste, abbiamo preso gol, avevamo un po' di timore, poi dopo siamo riusciti a giocare bene, gli abbiamo la fine del secondo tempo e poi soprattutto anche l'inizio del secondo tempo li abbiamo presi subito alti, siamo andati, abbiamo provato a scacciarli. Non è venuto il gol del pari, peccato, però questo qui è un punto di partenza per noi per iniziare il campionato. Ecco, te che sei in squadra praticamente dall'inizio, che hai visto la squadra nascere e crescere fino a questo momento, dov'è che siete cresciuti di più secondo te finora e dove adesso però dovete crescere ancora molto? Dobbiamo crescere sicuramente sull'attenzione, sull'impatto iniziale della partita, dove non dobbiamo più sbagliare, perché possiamo compromettere una gara come oggi e partire subito in svantaggio. Oppure anche correndo, andare in vantaggio, poi pensare che sia stato che era tutto facile, abbiamo preso gol subito, e quindi questi errori li dobbiamo limare, capire gli errori che abbiamo fatto per non commetterli e migliorare nella chiusura della porta, perché comunque da dietro riusciamo a giocare bene, fraseggio c'è, manca l'ultimo passaggio, manca lo spunto. È vero che abbiamo lavorato tantissimo sia in ritiro che queste settimane che siamo giù con i primi caldi, non è facile, però questo qui non deve essere un alibi, dobbiamo continuare tutti insieme, questa qui secondo me è la strada giusta. Ti aspettavi sinceramente quando sei arrivato di diventare subito capitano di questa squadra? No, questo no, perché io sono arrivato con un progetto, questo qui lo capisco, e forse hanno visto in me l'esperienza, hanno visto in me l'uomo soprattutto, e io, come ho detto ai giocatori, come ho detto al mister, come ho detto ai miei compagni, la fascia è un simbolo, ma comunque sul mio braccio ci sono tutti i miei compagni con me e io posso onorarla fino alla fine, dal primo minuto al 90esimo, quanto stare in campo, quello lì secondo me può essere una cosa in più per me personalmente. Volevo ringraziare il presidente, volevo ringraziare il direttore che mi hanno fatto venire qua, che mi hanno voluto, quindi anche il mister che poi mi ha fatto capitano, e spero di contraccambiarli con le prestazioni in campo. Questa sera ci sei riuscito, se non altro in quella prima mezz'ora in cui avete fatto fatica, hai giocato più o meno a tutto campo, anche andando magari a tamponare qualche piccolo errore dei tuoi compagni, anche il ripiegamento che forse non t'era chiesto. Questo è un po' il mio stile di gioco, alla fine io cerco di sacrificarmi per la partita, per il mio compagno, per la squadra, per la maglia del Padova, e forse questa situazione di avere la fascia al braccio, cerco un po' di stimolare i miei compagni e trascinare tutti. Questo qui l'ho fatto in altre squadre quando sono stato non avendo la fascia, oggi che ho la fascia al braccio lo faccio anche di più per cercare di trascinare tutti, soprattutto quelli che all'inizio di partita oppure a fine partita calano, sono in difficoltà. Con la mia esperienza spero di farli crescere, soprattutto abbiamo tanti giovani, quindi spero che sia un contributo valido questo.